Buon pomeriggio e benvenuti al dibattito di approfondimento che ospitiamo quest'oggi nel Pagine del Mulino, il futuro dei partiti digitali. Oltre che dall'appuntamento elettorale appena trascorso, questo dibattito prende spunto dal nuovo libro di Paolo Gerbaudo, I partiti digitali. Passo subito la parola ai nostri ospiti, innanzitutto Tommaso Nencioni, che coordinerà l'incontro, l'autore Paolo Gerbaudo, Nadia Urbinati e Antonio Floridia. Naturalmente ringrazio tutti della partecipazione e lascio a loro la parola. Salve, salve a tutte e a tutti, buonasera. Il mio compito qui è di presentare brevemente il volume di Paolo Gerbaudo, I partiti digitali, appena da pochissimi giorni pubblicato da Il Mulino. Dopodiché passerò la parola ai nostri ospiti e poi se porrò anche loro qualche domanda, però soprattutto sollecito fin da ora chi fosse collegato e ci ascolta a porre qui domande che io in particolar modo girerò all'autore e ai nostri ospiti. Il libro di Paolo è un libro che va proprio al cuore di uno dei temi centrali della battaglia politica di oggi, non solo in Italia, direi, ma un po' in tutto l'Occidente, cioè la questione dei partiti e in particolar modo di quelli che Paolo chiama partito digitale. In particolar modo l'analisi dell'autore è riservata a tre esperienze di questi nuovi partiti digitali: il Movimento 5 Stelle in Italia, Podemos in Spagna e la France Insoumise in Francia, e analizza come questi partiti si muovono, come appunto sono organizzati, le modalità attraverso le quali non solo prendono le decisioni, ma anche cercano di coinvolgere quelli che un tempo avremmo chiamato gli iscritti e che ora poi magari Paolo ci dirà se è ancora il caso di chiamare così o comunque che caratteristiche nuove ha la militanza nei partiti. Però appunto allo stesso tempo il libro ci dà l'occasione anche di entrare a piene mani nell'attualità politica italiana di ora, perché appunto si è da pochissimo tempo, anzi nel caso di Antonio ancora neppure si è finito di scrutinare le schede delle ultime elezioni regionali, dove il fenomeno del partito lo si può leggere, diciamo, da diversi punti di vista. E quindi, per esempio, la questione partito può essere una lente attraverso la quale leggere l'evoluzione o l'involuzione del Movimento 5 Stelle, che appunto, fra l'altro, come dicevo prima, è oggetto importantissimo e principale del libro di Paolo. Ma anche riguardo al PD ci si può porre degli interrogativi rispetto al suo essere partito, perché se è vero, come ci dicono insomma i sondaggi, le rilevazioni demoscopiche, che proprio in quanto partito sembrerebbe aver avuto un netto avanzo elettorale nell'ultima tornata regionale, però è anche vero che spesso questo avanzamento elettorale si è dovuto a filiere di potere locali che con una certa forzatura potremmo definire organica al 100% al PD. E d'altra parte invece forse il paradosso è che magari la destra, a differenza degli albori della forma partito ottocentesca, che almeno in Italia incarna più da vicino un ideale di partito come nel senso comune lo abbiamo, cioè con strutture territoriali molto, molto pesanti, l'organizzazione addirittura di feste o comunque come nel caso della Lega, ovviamente soprattutto al nord, oppure anche della destra di provenienza post-fascista. Quindi cercheremo di contemperare in questa oretta nella quale vi faremo compagnia, sia aspetti teorici che aspetti di attualità politica generale, che aspetti di battaglia politica come oggi si configura in Italia. Per far questo, io vi presento anche brevemente i nostri ospiti: Paolo Gerbaudo, che oltre ad essere autore del libro I partiti digitali, appunto da pochissimo edito per Il Mulino,
è direttore del Centro per la Cultura Digitale al King's College di Londra. Nadia Orbinati è professoressa di scienza politica alla Columbia University di New York e autrice di numerosi saggi e libri sulle questioni legate alla democrazia e al populismo. Tra l'altro, l'ultimo libro, Io e il popolo, è proprio edito anch'esso dalla casa editrice Il Mulino, almeno l'ultimo tradotto in italiano. E infine Antonio Floridia, che è ricercatore e politologo che lavora per la Regione Toscana, è esperto di democrazia deliberativa e partecipativa e si è occupato spesso non solo di partiti in teoria, ma anche poi di casi pratici, come il caso dell'ultimo suo lavoro dedicato al Partito Democratico. Io a questo punto inizierei dando la parola all'autore del libro, Paolo Gerbaudo, e mi raccomando di stare nei tempi, così potremo avere la possibilità di dare la parola anche ai nostri ascoltatori che ci scriveranno in chat. Io poi mi riservo sia il privilegio di fare qualche domanda autonoma ai nostri ospiti, sia anche di girare a loro le domande che eventualmente verranno da parte vostra. Grazie mille e buon divertimento. Sì, allora, per cominciare un po' il libro in uno spot, quello che è l'idea del libro e quello che ci può dire sulla realtà politica italiana, internazionale, contemporanea. Fondamentalmente il libro è un lavoro sociologico che guarda alcuni casi di studio specifici, di nuovi partiti, nuove formazioni politiche che sono emerse negli ultimi anni, come Movimento 5 Stelle in Italia, come Podemos in Spagna, come la France Insoumise in Francia e anche altre formazioni che sono sorte negli ultimi anni, ad esempio i partiti pirata o campagne che non sono propriamente partiti, ad esempio la campagna di Bernie Sanders, e alle loro pratiche organizzative. Pratiche organizzative che si caratterizzano per un forte investimento su strumenti digitali, che spaziano dai social media, che è un po' la cosa più ovvia che conosciamo bene, pagine Facebook, canali Twitter, YouTube, TikTok e così via, ma anche elementi di organizzazione interna, che è l'elemento in qualche modo più interessante, più originale di questi partiti, più specifico di questi partiti, in qualche modo l'elemento che li definisce come partiti digitali in senso stretto. Il fatto che tutte queste formazioni, a dispetto anche delle loro differenze ideologiche, per quanto molte di queste vengono definite populiste o populiste di sinistra o di centro-sinistra, magari nel caso del Movimento 5 Stelle, hanno utilizzato cosiddette piattaforme partecipative, che sono degli spazi di partecipazione, di discussione e di consultazione in cui vengono raccolti gli iscritti. Sono fondamentalmente un sistema di iscrizione molto diverso rispetto al sistema di iscrizione della tradizionale burocrazia di partito, ma anche uno spazio di partecipazione in cui, ad esempio, possono gli iscritti/utenti, perché sempre più assomigliano agli utenti delle reti sociali, possono ad esempio partecipare a referendum su scelte strategiche. Molto famose quelle del Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau, che appunto è uno degli esempi più noti di queste piattaforme partecipative, per confermare ad esempio l'espulsione di iscritti o rappresentanti accusati di non aver rispettato le regole del partito. Ma quello che in qualche modo il libro cerca di fare, partendo da questi casi di studio specifici, è individuare un nuovo modello organizzativo, un nuovo tipo di partito politico che segue in linea cronologica precedenti tipi di partito ben noti nella scienza politica, come il partito di massa, quindi il partito, diciamo, classico, novecentesco, socialdemocratico, socialista, ma anche conservatore, insomma, là dentro ci vanno la Democrazia Cristiana come il partito comunista, il partito televisivo, che è un po' il partito dell'era neoliberista. Forza Italia è un caso, diciamo, un ideal tipo quasi, è il caso che più si avvicina all'ideal tipo, quindi un partito che si trasforma in un'azienda di marketing con una struttura di iscritti e di partecipazioni molto limitata, e a questi tipi di partito succede il partito digitale, che in qualche modo ha dentro di sé, a parte questo afflato tecnologico, questo tecno-utopismo, no? Che anche in quanto tale è anche problematico, ma anche un elemento ideologico che io descrivo nel libro come partecipazionismo, ovvero l'idea è riportare un elemento di partecipazione che è stato perduto nel partito televisivo dell'era neoliberista
che viene ripreso in modo molto diverso rispetto al partito di massa, che il partito di massa aveva una struttura di massa sia a livello di burocrazia, di funzionari che lavoravano per il partito, ma anche a livello di iscritti, aveva milioni di iscritti. In questo caso, se non si arriva a milioni di iscritti, si arriva a livelli molto vicini ad essi, in molti casi. Ad esempio la France Insoumise a 500.000 di iscritti, Podemos a 500.000 di iscritti, tra l'altro in un lasso molto breve di tempo. Il Movimento 5 Stelle puntava, secondo Casaleggio, a 1.000.000 di iscritti, in realtà è fermo a poco più di 100.000 iscritti ormai da molto tempo, e questa mi sembra che è una questione che varrebbe anche la pena discutere, il perché e il per come di questo. Ma la cosa interessante, diciamo la cosa paradossale, contraddittoria di questo modello organizzativo, che è questo partecipazionismo, questo ritorno alla base in qualche modo, e questo emergere di una super base che utilizza vari strumenti informatici online come spazio privilegiato di partecipazione, ma anche come trampolino di lancio per partecipazione negli spazi fisici, va a braccetto con una struttura fortemente leaderista, con un iperliderismo, con una figura che nel libro descrivo come iperleader o superleader, quindi superbase e superleader, ovvero il fatto che in questi partiti, nonostante essi coltivino in qualche modo l'idea di un superamento della rappresentanza, è un superamento delle strutture gerarchiche, e l'approdo a una democrazia diretta e di partecipazione totale della base, in realtà c'è spesso una figura carismatica che funziona in qualche modo da fulcro simbolico che permette a questi partiti di avere una coerenza che manca sotto molti altri aspetti, prima di tutto dal punto di vista ideologico, dal punto di vista strutturale e organizzativo. Io penso che questi elementi sono interessanti non solo per i partiti digitali che descrivo nel libro, ma in generale per vedere alcune tendenze del sistema di partiti nell'Occidente e in Italia, e anche per valutare alcune tendenze che abbiamo visto nelle elezioni regionali, in cui l'elemento, come dire, saliente di queste elezioni è stato il trionfo dei governatori e delle liste personali dei governatori, e di Zaia, De Luca e Emiliano, che chiaramente sono in qualche modo un elemento di iperliderismo. Nel caso di De Luca, un elemento di iperliderismo non solo radicato nel controllo territoriale, ma anche con un elemento digitale, tant'è che De Luca è cresciuto moltissimo nelle reti sociali negli ultimi mesi e ha usato in maniera molto spregiudicata le dirette Facebook come una sorta di sostituto alla conferenza stampa. Ed è diventato una sorta di mito, un meme online per queste sue affermazioni bislacche sull'uso di lanciafiamme per disperdere feste di compleanno e così via. Quindi io penso che il libro può fornire forse alcuni elementi di analisi che vanno oltre il contenuto più specifico del libro, che permettono di vedere un po' quali sono le tendenze generali del sistema di partiti. Grazie Paolo anche per la perfezione dei tempi. Io ora giro la parola alla professoressa Nadia Orbinati, che è la prima delle interlocutrici nostre e di Paolo, sui temi del libro, su quelli che lei riterrà più opportuno, insomma, mettere in luce, sempre in questo gioco fra teoria, politica e attualità dei nostri giorni. È vero, grazie per avermi invitato appunto a discutere questo interessante volume, che cade anche, come si dice, a fagiolo, perché esce proprio in un periodo per noi elettorale di grandissimo interesse, non solo per il referendum come si è svolto, ma anche per le regionali. Mi sembra che nella presentazione che ci proponeva Paolo Gerbaudo ci siano già gli elementi per poter intervenire sia sul libro che sul libro e il presente nostro italiano. Dunque, due cose sul libro, anche in relazione a questa breve ed efficace presentazione che ci ha dato. Prima questione: sembra quasi che i partiti digitali che seguono il partito di massa, il partito televisivo, siano quasi una sintesi o una mediazione tra quelli che erano appunto i partiti di massa e questo neo
liberalismo, liberismo dei partiti televisivi, perché insieme mette, cerca di mettere, vorrebbe mettere il numero tanto degli iscritti o comunque di chi frequenta in maniera sistematica le piattaforme insieme alla figura centrale del leader attraverso l'aspetto televisivo, perché se non è la televisione è comunque questo aspetto presente della figura anche attraverso le piattaforme della figura del leader. Quindi c'è questo tentativo di mettere insieme queste esperienze del passato, quasi una sintesi dalle due antitesi in senso hegeliano, e naturalmente il risultato è completamente diverso. È completamente diverso secondo me per alcuni elementi. Primo elemento, la costruzione di questa rappresentanza diretta senza l'intermediazione dell'organizzazione partito o senza l'intermediazione delle piattaforme televisive, dei palinsesti televisivi, porta a una sfilacciatura del partito ed una personalizzazione che è ancora più radicale. È che mentre il partito digitale espande la sua rappresentanza, non si nota. Si nota quando è in crisi. Questo è il tema di cui parlare oggi in relazione al 5 Stelle. Insomma, la crisi dei 5 Stelle non è soltanto crisi elettorale, ma anche crisi di costruzione di un'identità. Chi risponde dei 5 Stelle? Chi sono i rappresentanti di questa compagine che ormai è tanto importante nella struttura istituzionale ed è così sfilacciata in quella partecipazionista o comunque con l'elettorato. Il secondo riflesso che mi è venuto sentendo la presenza per presentare Paolo Gerbaldo il libro è la seguente. Ci diceva che Podemos ha 500.000 tra iscritti o comunque frequentatori delle piattaforme, che France Insoumise ancora 500.000 e il Movimento 5 Stelle 100.000. Secondo me l'elemento su cui sarebbe ancora interessante discutere, non lo si fa mai abbastanza, è che sia Podemos che France Insoumise hanno ancora una struttura ideologica, si riferiscono ad un movimento che, o a un movimento di idee che ha un'identità politico-ideologica e quindi non è semplicemente generico un partito né a destra né a sinistra. È un partito che forse non è più rispetto al passato, destra e sinistra del passato, con questi partiti appunto strutturati, ma l'ideologia è ancora importante e sta da una parte e non sta dall'altra. Il Movimento 5 Stelle, con questa visione un po' pigliatutto che sta da dovunque e da nessuna parte, ha mostrato la corda, perché 100.000 iscritti, che forse sono anche di meno, o comunque non sono aumentati come prevedevano, dimostra che il partito è ancora un'espressione, anche se un non partito, tuttavia è ancora un'espressione ideologica che deve stare da qualche parte e non può stare dovunque. Quindi la forma partito non c'è, ma la struttura ideologica del partito, da una parte o dall'altra, ha bisogno d'esserci, perché altrimenti questo partito non è tale più. L'ultimo, e poi chiudo in questo primo giro, ha a che fare con il partito e il territorio. E qui io non vado tanto lontano, perché poi la discussione deve continuare. Il fatto che i partiti digitali possano stare senza legami territoriali ha dei problemi, secondo me, in Italia li ha moltissimo, soprattutto quando si tratta di governi locali, di amministrazioni locali, di regionali, di comunali, eccetera. Quindi, mentre a livello nazionale può vincere o può avere una rispondenza grazie ai mezzi di comunicazione digitali o non, il rapporto con il governo locale è diverso. Qui c'è ancora bisogno di un rapporto tra persone che abbiano una base territoriale, e infatti la scomparsa o la diminuzione radicale che ha avuto il Movimento 5 Stelle nelle ultime tornate elettorali regionali dimostra che questa debolezza strutturale nel governo regionale non rende il partito, digitale sufficiente o sufficientemente armato per essere capace di essere partito di governo anche nelle attività, nelle amministrazioni locali.
Io non voglio abusare del mio tempo, non so nemmeno quanto parlate, quanto ho, credo di essere nei tempi giusti. Io mi fermo qui, vorrei ritornare sulla questione italiana delle ultime elezioni, ma dopo Antonio Floride, perché lui è l'esperto di tutta questa questione, molto più di me, o di noi forse. Grazie. Grazie mille, grazie. Sì, tocca Antonio, ti passo la parola, insomma, accompagnando per quello che può contare il mio assenso all'ultima riflessione della professoressa Urbinati, perché in effetti i 5 Stelle nella prospettiva di una possibile alleanza, no, per queste regionali con gli altri partiti, si lamentavano del fatto che non erano stati invitati spesso a un'alleanza, ma a una confluenza su un candidato scelto altrove, cioè nel Partito Democratico. E questo in parte effettivamente, per come sono andate le cose, avevano ragione, però è anche vero che appunto, siccome loro poi a livello locale non sono minimamente strutturati, è anche proprio difficile interagirci e quindi arrivare a una costruzione di un'alleanza locale, perché semplicemente non si sa a quale citofono suonare il campanello per andare a parlare con qualcuno dei 5 Stelle e con tutti i problemi annessi e connessi. Ma appunto di queste e di altre cose ci potrà parlare benissimo Antonio Floridi, a cui do la parola. Grazie, io partirei anch'io dal libro. Io ho letto l'edizione inglese del libro di Paolo, quindi non so se ci sono aggiornamenti, magari ce lo può dire rispetto all'edizione inglese. Il libro è molto utile anche da un punto di vista teorico, perché nella riflessione sull'evoluzione, trasformazione o crisi dei partiti, questo libro aiuta a combattere quello che nella vulgata corrente spesso vi appare come una sorta di determinismo sociologico o determinismo tecnologico. L'idea cioè che, essendo cambiata la società o cambiati i mezzi di comunicazione, necessariamente sono finiti i vecchi modelli di partito e non ci resta che adeguarci a quello che oggi ci passa il convento, per così dire. In realtà il libro di Paolo mostra molto bene la compresenza, come dire, sincronica oggi di modelli e stratificazioni diverse di partito, e mostra molto bene come nel caso di questi partiti che hanno puntato sulle piattaforme digitali, in realtà c'è un forte scarto tra le premesse ideologiche che avevano ispirato la nascita e lo sviluppo di questi partiti e poi le pratiche reali, le pratiche effettive che caratterizzano questi partiti. Credo che la cosa più importante, una delle cose più importanti del libro, è la centralità del concetto di disintermediazione. Sono partiti che si fondano sull'idea che non occorrono più strati intermedi di militanti, dirigenti, gruppi dirigenti diffusi e così via, ma che sia possibile un rapporto, una connessione diretta tra il leader e il popolo, la base. In realtà questo meccanismo alla fine salta, implode. Lo stiamo vedendo in questi mesi con il Movimento 5 Stelle in Italia. Nel momento in cui l'iper leader si eclissa o rimane sullo sfondo, il partito implode, non è più ingovernabile. Il panorama attuale del Movimento 5 Stelle in Italia è quello di un partito letteralmente in frantumi, che rischia in ogni momento di esplodere in mille pezzi. I gruppi parlamentari, i gruppi locali che rifiutano persino le stesse indicazioni emerse dalla piattaforma Rousseau sulle possibilità di alleanze locali e così via. Insomma, un caos disorganizzato, nemmeno organizzato. E ha perfettamente ragione Tommaso a dire come sia difficile persino trovare gli interlocutori locali nelle varie realtà. Questo iperliderismo, questa concentrazione di poteri si combina con una forma di membership diffusa, molto ampia in alcuni casi, non nel caso del Movimento 5 Stelle, ma una membership dai legami deboli, perché nella struttura di questi partiti, spesso credo valga anche per Podemos, in realtà poi l'adesione non è più quella di un'adesione vecchia maniera, ma di un'adesione online, a volte o di un'adesione semplicemente perché si riceve una newsletter o perché ogni tanto si partecipa a un referendum online e così via. Cioè forme di organizzazione della partecipazione dal basso che sono estremamente friabili, deboli e poco
poco capaci di poi radicare realmente un partito nella realtà. Per cui si assiste chiaramente al fenomeno che vediamo tutti i giorni ormai in queste elezioni, l'abbiamo visto in modo eclatante, di un partito come i 5 Stelle che possono ancora avere dei buoni risultati quando si vota per le europee, ma che si eclissano nella realtà locale. E poi a conferma di quanto diceva Nadia Urbinati sulla insostenibilità di un partito privo di ideologie, accade quel che è accaduto in Toscana in queste ultime elezioni. È vero quello che diceva Paolo sulla personalizzazione e sulla leadership. Zaia, Emiliano, De Luca hanno vinto sulla base di una forte personalizzazione. Il caso toscano è diverso, proprio perché invece il nuovo presidente non ha fondato il suo successo su una forte traino personalistico o personalizzato, tutt'altro direi. E quindi è tornato ad essere molto importante nel successo del centrosinistra in Toscana la rete territoriale di rapporti istituzionali, sociali che comunque bene o male il centrosinistra ha tenuto. Ed è tornata a essere importante una cultura di fondo, una cultura di sfondo, per dirla con un termine che ha ascendenze filosofiche, che è quella di una cultura civile, democratica, che ha sentito minacciata una sua peculiarità storica, culturale, una sua memoria storica, e che con molta lentezza si è mobilitata negli ultimi giorni per spostare gli equilibri. E qui c'è tutta una polemica sui sondaggi, ma chiudo la parentesi subito. I sondaggi non erano falsi o manipolati, i sondaggi 15 giorni fa, ho parlato con gli amici sondaggisti, erano veri, semplicemente riflettevano uno stato di scarsa mobilitazione democratica e di disagio e di incertezza sul profilo politico della candidatura. Quando è apparso chiaro che Meloni e Salvini avevano riempito Piazza della Repubblica a Firenze, è scattata una controreazione. Mentre in Emilia c'erano state le sardine che avevano attivato questa reazione civile, in Toscana questa reazione è stata più spontanea e più ritardata rispetto alla campagna elettorale. E quindi da qui la sorpresa. I grandi inviati dei grandi giornali che arrivavano in Toscana a vedere questa terra ormai in procinto di diventare leghista, e quindi è scattato un meccanismo diverso. Quindi le dinamiche di formazione dell'opinione pubblica e degli orientamenti elettorali sono ormai cambiate, purtroppo dal mio punto di vista di vecchio appassionato sostenitore di un partito novecentesco. Sono cambiate nel senso che c'è grande volatilità degli orientamenti e quindi le partite si vincono sulla capacità di mobilitare le proprie forze, il proprio campo. Nel caso toscano va rilevato un particolare elemento che si concilia con quello che diceva Nadia, cioè il dato rilevante di flussi elettorali di questa elezione è stato il massiccio spostamento di elettori dei 5 Stelle, degli elettori 5 Stelle delle europee dell'anno scorso, verso le liste del centro-sinistra. Non c'è stato nemmeno quel voto disgiunto che in Emilia aveva premiato Bonaccini. No, qui c'è stato direttamente uno spostamento diretto. 100.000 voti in meno ha preso il Movimento 5 Stelle in un anno, qui in Toscana. E questi 100.000 voti in gran parte sono andati o direttamente sul candidato presidente o sulle liste del centro-sinistra. Il che dimostra che conta molto in questo partito anche la localizzazione geografica dei suoi elettori, dei suoi militanti. In una regione come la Toscana, il Movimento 5 Stelle è fatto soprattutto, ovviamente, di elettori con una storia politico-elettorale di sinistra, che in questa occasione hanno sentito la posta in gioco e quindi sono tornati, hanno rafforzato in questo modo. Ma il che mostra anche la fragilità di questo successo elettorale del centro-sinistra in Toscana. Per quanto riguarda il tema poi specifico dei partiti digitali, io direi questo: bisogna distinguere tra l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumento di contatto col pubblico, di formazione e di orientamento dell'opinione pubblica, De Luca che fa le dirette Facebook, dall'uso delle piattaforme digitali come forma di democrazia interna ai partiti o ai movimenti. Le due cose vanno distinte, perché l'uso dei social ormai è generalizzato. Si combina in vario modo con la persistenza dei legami territoriali, perché voi mi dovete spiegare un dato.
nei 70 comuni toscani con meno di 2.500 abitanti, cioè tutti i paesi più piccoli, nelle zone appenniniche o nelle zone interne, la Lega ha 20 punti di vantaggio sul centro-sinistra. Non è mica il social che combina, sono forme di senso comune che si consolidano, si sedimentano e che nascono dai media tradizionali, soprattutto, o da una sensazione, una percezione di vario tipo, che non staremo qui a indagare. Ma certo non è direttamente imputabile all'azione di influenza che fa. Altra cosa sono le bolle delle discussioni su Facebook tra gruppi più o meno ristretti di militanti o di appassionati, aficionados della politica. Ecco, questa era... Il problema grosso per il futuro dei partiti è digitale o no, è quello dei modelli di democrazia interna. E qui c'è ancora molto da fare, molto da scavare, molto da proporre, perché le potenzialità no deliberative della rete sono molte, sono positive e potrebbero essere sfruttate. Ma anche qui, secondo me, prevale un'idea direttistica, plebiscitaria della democrazia interna. In questi partiti ha prevalso, in Podemos, non so in Podemos perché lo conosco meno, ma sicuramente nel Movimento 5 Stelle ha prevalso un'idea direttistico-plebiscitaria, referendaria della democrazia interna. E in questo, alla fine, porta ad un impoverimento delle stesse potenzialità degli usi della rete e delle piattaforme digitali. Insomma, non si può fare a meno di militanti in carne e ossa che agiscano sul territorio. Alla fine questa vecchia ricetta torna, e anche queste elezioni lo dimostrano, perché al sud Emiliano e De Luca, in forme diverse, perché Emiliano è diverso da De Luca, vincono perché comunque hanno attivato reti potenti di relazioni sociali e istituzionali, non solo le dirette Facebook. In Toscana scatta questo riflesso di mobilitazione democratica. In Veneto scatta un'identificazione regionalistica e autonomistica tradizionale forte in quella regione. Insomma, la rivincita del territorio credo che sia un elemento su cui riflettere, che i partiti che vogliono usare il campo delle nuove tecnologie digitali devono saper concepire e usare nel modo migliore. Grazie. Grazie mille Antonio. In effetti con Paolo si parla spesso, durante le nostre avventure / disavventure, no, del fatto che tutto sommato in Italia, magari a differenza che in altre realtà, ancora sui social si discute di ciò di cui si è discusso il giorno prima in televisione, quindi in realtà questo ruolo dei social, che è sì potente, però almeno in Italia continua un po' ad essere un riflesso. Comunque ci sono già domande dal pubblico, io le giro a Paolo e ai suoi e nostri interlocutori e interlocutrici. La prima di Riccardo D'Attilio riprende un po' quello che diceva Antonio ora sul carattere plebiscitario, no? E quindi chiede se sarebbe pensabile un partito digitale in cui gli iscritti utenti non siano chiamati a votare, ma a confrontarsi e conoscersi nelle rispettive posizioni attraverso la piattaforma web, perché ciò comporterebbe la presenza di un moderatore o di un facilitatore di confronto e non di appunto un iperleader. E poi sempre Riccardo D'Attilio chiede invece se appunto la questione della questione toscana non sia legata soprattutto al fatto che il duo Salvini-Ceccardi ha avuto un ruolo che lui definisce di spaventapasseri. E vigilerei anche la seconda domanda, perché per ora ne abbiamo due, di Gabriele Bianchi, che dice che la rete non è poi così sicura ed oggi non tutti potrebbero partecipare, quindi in qualche maniera chiama una riflessione sulle reali potenzialità partecipative della rete, oltre poi Gabriele Bianchi ad appoggiare la posizione vintage, diciamo così, di Antonio Floridia sulle assemblee e i congressi di partito. Ecco, queste sono per ora le due sollecitazioni che ci vengono dal pubblico. Io, mentre ve le giro, invito gli altri ascoltatori eventualmente a porci altre domande. Se si inizia da Paolo, si fa il solito giro, direi. Sì, allora, sulla domanda
fondamentalmente con la piattaforma si può fare quello che si vuole, ovviamente, no? A un punto di vista tecnologico c'è una flessibilità, c'è una possibilità di cambiare le funzionalità in base alle esigenze diverse, e di fatto diversi partiti poi hanno anche diversi modi di approcciare la questione. Chiaramente, ad esempio, i partiti pirata hanno un sistema delle funzionalità molto più deliberative rispetto a quelle dei partiti digitali principali, di massa, diciamo, che descrivono il libro, Podemos, 5 Stelle e così via. Quindi c'è dal punto di vista tecnologico non c'è nessun limite a quello. Il problema è poi la scala di massa di un partito, che porta con sé alcune necessità organizzative che portano poi verso il plebiscitarismo e il liderismo. E l'altra cosa che volevo dire, collegandomi a quanto ha detto Antonio, cioè in realtà secondo me dobbiamo fare attenzione a non opporre online e offline, perché in realtà l'elemento decisivo, la killer application dell'uso digitale di 5 Stelle sono stati i meetup, ovvero strumenti attraverso i quali prima di tutto si radunano le persone online, ma poi questo ha una ricaduta, un precipitato, come dire, fisico. E infatti la storia del grillismo comincia con le liste civiche, comincia proprio a livello locale. Anche Podemos ha perseguito un modello di organizzazione a livello territoriale con i circoli di Podemos, che poi, come dire, non si sono sviluppati molto, ma c'era un tentativo di fare questo. Più che altro, il digitale non è tanto una negazione di per sé del fisico, quanto un tentativo di superare l'elemento territoriale burocratico. Questo è, diciamo, l'elemento principale. Poi c'è anche un rischio, come dire, della virtualizzazione della partecipazione, ma questo secondo me è un elemento ulteriore. Ecco, se posso intervenire su questo, perché è veramente un problema, mi sembra che sia il tema un poco centrale. Ora, secondo me, anche nella lettura del libro di Paolo, che ho cominciato anch'io in inglese, grazie a Floridia che mi mandò la sua indicazione di leggerlo, dunque, i partiti digitali nascono, in Italia soprattutto con 5 Stelle, ma anche altrove, come una reazione nel nome della partecipazione dei cittadini ai partiti strutturati e appunto burocratici. Quindi nascono come un desiderio di riprendersi il partito, di fare un partito più democratico. C'è una buona, una sana ragione di tipo democratico alla loro base. Che poi, che poi i leader la usino così è un'altra questione, però c'è questa esigenza. Quindi diciamo che questa esigenza era stata tradita dai partiti tradizionali, che ormai di massa non erano più. Quando sono nati i partiti digitali e quando si sono opposti ai partiti tradizionali, i partiti tradizionali erano diventati ossessivamente ormai partiti istituzionali. Meyer parla di partiti cartello, quindi stiamo parlando di un morto. I partiti di massa erano già un ricordo allora, e quindi c'era un'esigenza di recuperare l'aspetto di partecipazione senza usare quello che, a ragione di tutti, era stata l'origine del declino dei partiti di massa tradizionali, ovvero il momento burocratico e diciamo i funzionari di mestiere che avevano fagocitato il partito medesimo. Quindi c'è questa esigenza che deve ancora essere risolta, perché la costruzione di partiti con più partecipazione, che siano digitali o misti, rimane un problema ed è secondo me il problema più importante, perché le democrazie rappresentative costruiscono partiti, vivono di partiti e non possono farne a meno. Allora, in questo io mi sposterei un po' più verso la Lega, perché la Lega, così possiamo parlare anche di questo strano partito, nasce come partito di territorio. La Lega non nasce come partito nazionale, nasce come esigenza del Nord-Est, che ha una tradizione federalista dall'Ottocento almeno, se non prima, di opporre il governo locale al governo nazionale. Zaia è questo, Zaia è la rappresentanza più esplicita della forza del governo locale, e soprattutto quando, dopo l'articolo 5, dopo il titolo 5, quando le amministrazioni, diciamo, della salute sono gestite dalle regioni, col Covid, l'esplosione di questi governatori e soprattutto dei governatori più attenti al bene della loro popolazione locale sono emersi.
Quindi c'è questo aspetto importante da considerare, l'aspetto istituzionale. L'Italia è cambiata, non è più l'Italia centralistica. Dopo il 2000 l'Italia ha una, diciamo, costruzione più federalizzata e quindi i governatori prendono più potere, prendono più visibilità, soprattutto il Covid ha dato loro tantissima visibilità. Questo si è scontrato, secondo me, con la trasformazione nazionale della Lega via Salvini in un'altra cosa. Ecco perché ci sono due leghe. C'è la Lega Nazionale, che ha usato tantissimi media perché non aveva strutture locali come faceva la Lega avere una struttura locale di partecipazione al Sud, per esempio. Quindi la Lega si è servita del digitale per costruire il Salvini, la Lega di Salvini, ed è diventata un'altra cosa rispetto alla Lega locale, quella dei Zaia e non solo dei Zaia. Quindi è molto interessante questo aspetto perché mostra come può servire a partiti che sono naturalmente solo locali per costruire una piattaforma nazionale, che sta dimostrando i suoi problemi, ma non per l'incapacità di Salvini, proprio perché c'è una struttura della Lega che la struttura ideologica, diciamo, non si adatta molto bene a farsi nazionale, perché in fondo è sempre a una base molto razzistica, locale, antimeridionalista, che è difficile da dimenticare. Però è molto interessante questo fenomeno di discrepanza tra locale e nazionale, tra territorio e digitalizzazione in un partito come la Lega. Antonio? No. Antonio, c'hai il microfono spento. Scusate, mi ricollego alle cose che diceva Paolo. Come diceva Paolo, la rete può avere tanti usi. Nel caso nostro, il problema è come concepire un partito possibile su basi partecipative che sappiano usare in modo deliberativo e partecipativo la rete. Io penso che sia possibile, qualche esempio c'è. Ritengo per esempio che non sia da privilegiare la decisione referendaria, se non in qualche momento particolare, come sono per esempio persino il referendum che ha fatto la SPD sulla decisione di formare un governo, eccetera, ma soprattutto una vita quotidiana di elaborazione politica e intellettuale. Oggi, non avendo un partito, è fatto di tre livelli, a me piace questa classificazione, un livello di visione ideale, di visione politica, di filosofia pubblica, di una visione dello sviluppo della storia e della società, un secondo livello che è fatto di programmi, aree programmatiche, una visione del welfare, delle politiche per il lavoro e così via, e poi le singole policies, le politiche. Ebbene, per ciascuno di questi tre livelli è possibile costruire delle piattaforme di discussione online e offline, senza contrapposizioni, che permetta di usare, di coinvolgere in modo nuovo e originale militanti, cittadini, esperti, competenze e così via. Questa è la grande scommessa. Secondo me, faccio un esempio concreto, cosa impedisce che su una questione controversa, su cui all'interno dei partiti ci sono opinioni diverse, si costruisca un dossier aperto, una sorta di libro bianco, qualcosa del genere, un documento che comincia a essere discusso in tutte le forme possibili e immaginabili, fuori, dentro la rete, ma anche nelle forme più tradizionali, e che si dia dei tempi di discussione, delle regole, perché le regole della discussione sono essenziali poi per poter costruire una democrazia che si possa definire propriamente deliberativa, perché le chiacchiere inconcludenti in un partito poi portano al fatto che qualcuno decide per conto suo in altre sedi. Mentre invece se si strutturano processi partecipativi di discussione collettiva con regole, tempi e modalità certe, in questo la rete può aiutare moltissimo e può amplificare moltissimo le sedi e le occasioni di informazione, di conoscenza innanzitutto, ma anche poi di contributi originali. Quindi secondo me è proprio su questa strada, su questo modello di partecipazione interna in cui si combinano assieme le risorse tradizionali del territorio, della militanza, della partecipazione e le risorse potenziali di una partecipazione diffusa online. Questo è un punto, credo, fondamentale. Una sola battuta per la seconda domanda. Salvini e Meloni non erano degli spaventapasseri. Alle europee dell'anno scorso il centrodestra aveva 4 punti di vantaggio in Toscana, quindi non è che qualcuno si è inventato gli spaventapasseri per mobilitare la gente in modo strumentale. Ecco, diciamo, alla fine è nata la consapevolezza che se non ci fosse stata
una mobilitazione democratica attiva Ceccardi riusciva a vincere. Il problema è nato dal fatto che questa mobilitazione, e il problema nasce oggi, e questo è il senso del mio articolo oggi sul Manifesto, dal fatto che questa mobilitazione si riduce ancora una volta ad essere solo difensiva, uno scatto di reazione e di difesa, e non un'affermazione positiva di valori, di ideali, di politiche, che permetta alla gente non di andare a votare controvoglia perché bisogna fermare il nemico, ma di votare perché sia convinta di quello che fa e di quello che si propone. Questo è il vero problema oggi, cosa che il PD non ha risolto, perché il PD ha una grande affermazione in Toscana, ma perché si giova del fatto di essere l'unico voto sicuro, tra virgolette, quello che comunque permette di fronte alla frammentazione dell'offerta elettorale alla sua sinistra, si giova del fatto che comunque la gente vuole dare un voto che serva, che conti. Il voto utile o il voto strategico non è un'invenzione malevola di qualche complottista, è un comportamento razionale degli elettori che prima di scegliere vogliono capire a cosa serve il loro voto e quali effetti produce. Grazie, io direi che abbiamo giusto il tempo per un altro giro di interventi, a partire da altre due domande che ci vengono poste. Carlos Corvino ci chiede perché secondo voi i modelli, le tecniche e le esperienze della democrazia deliberativa, tutto sommato, secondo lui, stentano a diffondersi, e se appunto proprio questi modelli di democrazia deliberativa non potrebbero invece essere la leva per un rinnovamento della cultura politica e organizzativa della sinistra. Invece Alessandro Pedercini chiede se secondo voi si può leggere un rapporto tra le tendenze in atto di cui si è parlato fino ad oggi e i movimenti degli autoconvocati che periodicamente nella sinistra fanno capolino. Lui pone questa domanda in merito al tema del rapporto tra partito strutturato e momenti invece di fluidità. Ecco, io penso che rispondendo a queste due domande ci sia modo anche di allargare un po' le questioni, e quindi lo prenderei come un ultimo giro di riflessione conclusivo, magari non so se a parti inverse e se prima vuol partire Antonio. Molto, molto volentieri. Perché stentano i modelli di democrazia deliberativa? Io me ne occupo da 10 anni ormai. In realtà stenta a farsi strada una cultura della partecipazione che non sia, come dire, fondata su o l'antagonismo conflittuale o una visione un po' consensualistica della partecipazione. Bisogna distinguere tra costruzione di politiche pubbliche attraverso modelli partecipativi e deliberativi, ci sono molte varie esperienze più o meno significative, ma siamo nell'ambito della costruzione di partecipazione promossa molto spesso dalle istituzioni locali. In Italia ce ne sono molte esperienze, anche qui in Toscana ce ne sono state, però stentano a diventare una forma ordinaria di costruzione delle politiche pubbliche locali o regionali. Altra cosa è dentro i partiti, e dentro i partiti, lo dicevo prima, ci sarebbe un grande spazio per applicare modelli di partecipazione deliberativa e democratica nella vita quotidiana di un partito e arricchire così una tradizionale visione della militanza semplicemente come, come dire, partisanship, come appartenenza ideologica, che si riduce al momento del consenso, della militanza, del sostegno, delle campagne elettorali e così via, ma che valorizzi il più possibile una società, un'intelligenza collettiva. I partiti sono un'intelligenza, possono diventare un fattore di un luogo, di uno spazio pubblico di intelligenza collettiva organizzata, e possono costruire la propria identità attraverso queste forme di partecipazione che arricchiscano e valorizzino le conoscenze, le esperienze, la cultura di ciascun individuo. Ecco, il nuovo modello, il nuovo idealtipo, chiamiamolo così, di militante di un partito possibile è quello di un militante che non solo continua a fare il porta a porta, o riprende meglio a fare il porta a porta, o le campagne elettorali o le feste di partito, ma che sa costruire, sa partecipare anche ai momenti di elaborazione collettiva, perché solo costruendo un'elaborazione collettiva che diventa un patrimonio comune e condiviso
poi un partito può vivere forte nella società. E il senso comune, tema caro a Tommaso, si forma attraverso i nuovi social, ma si forma anche nelle chiacchiere al bar, come si faceva un tempo. E nelle chiacchiere al bar il militante di un partito, se non sa cosa dire, come dirlo, alla fine tace. E passano solo le idee e i messaggi, i frames, per dirla nel linguaggio più raffinato, i frames di coloro che hanno qualcosa da dire. Si pensi solo al tema dell'immigrazione. La lettura dominante del tema dell'interpretazione del fenomeno dell'immigrazione è segnata da un senso comune reazionario potenzialmente razzista. È stata incapace la sinistra di costruire una contronarrazione. Questa contronarrazione non può essere affidata solo alla buona volontà delle ONG, dovrebbe essere costruita attraverso una consapevolezza politica che poi vive quotidianamente e sia capace di contrastare la percezione immediata che la gente si forma del fenomeno dell'immigrazione. E questo potrebbero farlo solo dei partiti in cui si torni a costruire un'identità collettiva. Non so se sono vintage, ma mi sembra che ci sia poca alternativa a questo. Grazie. No, io quando te l'ho detto come complimento, quindi anche se lo sei a noi ci va bene. La professoressa Nadia Albino. Brevemente, io vi devo lasciare alle 17:30. Dunque, secondo me la domanda è molto interessante, come mai la cultura deliberativa. La pratica deliberativa ha degli scopi, deve risolvere dei problemi, deve darsi degli obiettivi, poi discutere le varie ragioni, portare avanti le giustificazioni in pubblico, cercare di discutere e poi alla fine risolvere. Questa è una parte importante dell'azione politica in un partito o in una società, ma non è l'unica. Quindi il partito ha bisogno di questo aspetto, si deve discutere nel partito, si vuole o non si vuole fare una riforma costituzionale, questo dovrebbe essere un oggetto di discussione in tutto il partito, dalle periferie al centro. Si vuole avere questo progetto all'interno di una proposta politica o no? Questi sono oggetti importantissimi di studio, di discussione, che dovrebbero accendere, diciamo, la democrazia deliberativa dentro i partiti, ma non basta. Ci vogliono anche identità collettive, lo diceva molto bene Floridia. Insomma, ci vuole quello che Gramsci parlava, il novello principe. Il novello principe è un'intelligenza collettiva che non è solo intelligenza, ma anche il coraggio, cioè l'intelligenza analitica di comprensione, e poi c'è l'aspetto etico del coraggio di intervenire, della capacità di mobilitare. Insomma, la politica è fatta come arte della costruzione pubblica, dell'identità pubblica dei cittadini, è fatta di questo. Il momento deliberativo di discussione per raggiungere e risolvere alcune questioni, ma anche di identificazione di queste forme di virtù pubblica, sono il coraggio, la prudenza, la capacità operativa mobilitante. Questi sono fondamentali. I partiti digitali hanno insistito molto sull'aspetto mobilitante, e questo va benissimo quando sono all'opposizione. Quando diventano parte interna delle istituzioni, come nel caso del Movimento 5 Stelle, si aprono i problemi, perché non c'è più, non hanno altro che quell'aspetto mobilitante di contestazione, di opposizione, opposizionale, che aveva, era riuscito a creare delle leadership. Andate alle istituzioni, entrate nelle istituzioni, mancano dell'aspetto deliberativo, perché hanno soltanto forme referendarie, sì o no, con le piattaforme, nonostante le promesse fatte di interazione tra Parlamento e base, non c'è mai stato la piattaforma Rousseau non ha costruito più nulla in questo senso, quindi è restata paradossalmente quella parte partecipazionista che tanto aveva contribuito alla costruzione di quel movimento, è stata l'aspetto più deludente o deluso, e quindi è rimasto cosa? È rimasto nulla se non istituzioni. A me sembra quindi che i partiti di massa non ci saranno più, non possono più essere così, però hanno lasciato un'indicazione, cioè anche quando ci saranno forme digitali a governare insieme alle forme dirette, come dovrebbe essere, come è necessario che sia, gli due aspetti, quello deliberativo e quello
quello, diciamo, io lo chiamo etico perché è una forma di azione identitaria, diciamo così, il novello principe collettivo, deve essere ancora quello il punto di riferimento, non si può uscire di qui, sono d'accordo con Floridia, questo è, il partito è questo. Oh, grazie. Grazie, grazie mille. Paolo? Telegraficamente, sicuramente l'aspetto deliberativo è fondamentale, di fatto anche quello che promettono sulla carta questi partiti, che poi in una parte tradiscono. Il problema è che se non c'è un'identità forte, poi diventa difficile capire su cosa si delibera e quali conseguenze avranno le decisioni prese attraverso il processo deliberativo. A volte, come dire, un po' il limite dei processi deliberativi, sia a livello locale, ma poi anche dentro i partiti, una sorta di confusione rispetto alla procedura e ai rapporti di potere. Nel senso che se si dà l'illusione alle persone che hanno potere di decidere su tutto, e poi in realtà non è così, perché non può mai essere così, perché ci sono sempre delle strutture di potere, alla fine quello che si produce semplicemente è delusione. Quindi, come dire, per me la cosa fondamentale nella costruzione di un modello di partito nuovo, che, come dire, traga delle lezioni da questi fallimenti, da questi problemi vissuti dai partiti digitali, il primo elemento è la trasparenza sul potere, no? Sul fatto che esistono sempre dei rapporti di potere, esistono sempre delle gerarchie, essere trasparenti rispetto di fronte ai membri, sugli spazi necessariamente limitati di intervento che si hanno, ma che devono essere garantiti in maniera chiara e totale, con chiare procedure, chiare strutture. Ad esempio forme di deliberazione ponderata, perché sempre la questione è quanto poi siano rappresentative le deliberazioni nei processi partecipativi, perché spesso c'è un rischio di una aristocrazia della partecipazione, ovvero il fatto che chi ha tempo di partecipare e deliberare non è necessariamente rappresentativo delle opinioni generali della popolazione. Quindi ci sono anche dibattiti tecnici sulla deliberazione ponderata, il deliberative polling, semantic polling e così via. Per chiudere, secondo me questi temi qua sono fondamentali adesso su diversi fronti. Abbiamo due partiti che appoggiano il governo, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che sono entrambi in qualche modo partiti molto problematici, cioè in qualche modo opposti, facce opposte del partito, dei problemi del partito. Da un lato il Partito Democratico, che è un partito che ha radicamento territoriale ancora molto forte dal punto di vista infrastrutturale, ancora centinaia di sezioni a cui però non va più nessuno, o vanno sempre i soliti noti, il che dimostra che il fatto di avere un luogo fisico non è necessariamente garanzia poi di avere una partecipazione autentica. Perché puoi avere sempre la solita gente, perché la gente normale o non politicizzata non ci va, perché sa che lì vanno i soliti noti. Dall'altro lato hai il Movimento 5 Stelle, che è completamente destrutturato, con problemi interni fortissimi di gestione del potere e di gestione anche del cambiamento della leadership, che secondo me è un elemento, come dire, minimo del partito. Un partito sopravvive se riesce a sopravvivere al cambio di leadership. E poi non parliamo della sinistra, io non entrerei neanche, perché insomma negli ultimi 20 anni abbiamo avuto tanti rimescolamenti incredibili, però, come dire, partito, un altro elemento minimo dovrebbe essere in grado di gestire i conflitti interni e le diversità. Se il partito pretende di essere puramente un gruppo di potere ristretto, diventa un partitino, un partito, come dire, di una cabala, di un gruppo ristretto, ma che non è in grado di strutturare, di abbracciare e di essere quell'intelligenza collettiva che, come abbiamo, come dire, tutti riconosciuto, dovrebbe essere la funzione fondamentale del partito politico. Grazie mille. Io a questo punto mi ritorno in cuffia. Scusate, ma ho sempre sognato di dirlo. Ecco. Avremmo potuto stare qui molto più a lungo. Io ricordo, a proposito dei temi della democrazia deliberativa, anche per chi ci chiedeva interventi su questo tema, che Antonio Floridia, proprio per Il Mulino, ha pubblicato nel 2017 un libro sulla democrazia deliberativa, e quindi io ringrazio Il Mulino per aver pubblicato nel 2017 il libro di Antonio, per aver pubblicato pochissimi giorni fa il libro di Paolo, I partiti digitali, e vi invito ad acquistarli entrambi, e ringrazio Il Mulino anche per l'iniziativa di oggi, che mi dicono che abbia avuto un notevole successo di pubblico, e spero quindi anche di critica, e quindi
se ci saranno altre occasioni, sono convinto che ci rivedremo tutti insieme per passare una piacevole ora a discutere di queste altre cose. Grazie ancora, grazie a tutti coloro che sono intervenuti, ad Antonio Floridia, alla professoressa Nadia Albinati e a Paolo Gerbaudo, e a presto, grazie mille. Grazie a tutti, ciao.